Anche via Kennedy, con le sue scuole, i suoi edifici pubblici, dal comune al palazzetto, saranno raggiunti dal teleriscaldamento entro l'autunno. I lavori avviati nei giorni scorsi da ASM Voghera prevedono una spesa di circa 1,2 milioni di euro per ampliare la rete di circa un chilometro, offrendo così anche ai privati la possibilità di allacciarsi alla rete dell'acqua calda della città. Questo è un ampliamento della rete in un'area della città che non era servita e che quindi consentirà, a partire dal palazzetto dello sport e ad altre realtà importanti del territorio, pubbliche ma anche private, di potersi allacciare alla rete di riscaldamento e quindi avere degli importanti e dei notevoli vantaggi sicuramente dal punto di vista dei costi della gestione dei riscaldamenti. Inaugurata nel 2001, la rete è progettata per fornire acqua calda sanitaria e per il riscaldamento alla città, ha attratto forti investimenti a partire dalla realizzazione e dai successivi interventi di ammodernamento della centrale a metano situata nella zona est di Voghera, ma ovviamente anche per la creazione della rete vera e propria, lunga ad oggi poco meno di 10 chilometri. Ci consentirà durante l'estate di lavorare per avere per il prossimo anno una gestione nuova per quanto riguarda le scuole, la scuola Pascoli e l'Istituto Gallini, che potranno così utilizzare il teleriscaldamento, tutti i palazzi comunali di piazza di Corso Rosselli, ma anche i proprietari di condomini che vorranno migliorare il loro sistema energetico risparmiando avranno la possibilità di trovare un accordo con SM e utilizzare questo sistema.